Oggi ho preparato per voi la carbonara, un piatto tipico della tradizione romana. Seguite la ricetta e il video per scoprire passo passo come ho fatto. Per preparare la carbonara abbiamo bisogno di 100 g di guanciale tagliato a pezzi, 2 uova, del sale, del pepe, 40 g di pecorino, dell'olio extravergine di oliva, 350 g di pasta, preferibilmente spaghetti grossi o bucatini, e 700 g di acqua. La prima cosa, andiamo a rosolare il guanciale all'interno del nostro boccale. Quindi mettiamo olio, guanciale, mettiamo il nostro coperchio ed impostiamo la funzione automatica rosolare 5 minuti. E diamo il via. Tempo è trascorso, andiamo a vedere il guanciale rosolato, eccolo qui. Adesso lo mettiamo in una ciotola perché nel boccale andremo a preparare le uova. Adesso, senza lavare il boccale, mettiamo uova, pepe, pecorino, scusate, e un po' di pepe. Andate ad impostare 1 minuto a velocità 4 delle funzioni manuali, ovviamente. Quindi uscite da quella automatica, andate alle manuali, 1 minuto, velocità 4. Adesso, tempo è trascorso, mettete da parte in una ciotola anche l'uovo e dopodiché andate a lavare bene il boccale. Perché ci servirà per la cottura della pasta. Dovremo mettere l'acqua e la pasta, quindi lavatelo bene e poi verseremo all'interno del boccale l'acqua. Versiamo quindi l'acqua nel boccale, 700 grammi. Mettiamo il coperchio e andiamo ad impostare 10 minuti. Velocità 1, 100 gradi. I 10 minuti sono trascorsi, adesso apriamo il tappo, mettiamo il sale alla nostra acqua. Dopodiché mettiamo all'interno del foro i nostri bucatini. E andiamo ad azionare il robot posizionando la rotella del tempo sul numero dei minuti necessari per la cottura per la vostra pasta. Questa pasta ha una cottura, un tempo di cottura di 6 minuti, quindi imposterò 6. La velocità che impostiamo è la velocità 1, i gradi sono 100 gradi e impostiamo la funzione reverse per non rompere gli spaghetti. Adesso, piano piano, gli spaghetti cuocendosi andranno giù e io li accompagnerò delicatamente con la mano. Vedete, piano piano li ho accompagnati con la mano, stanno entrando da soli nel foro. A seconda della grandezza degli spaghetti, però, ci potrebbe volere qualche minuto in più del tempo, rispetto al tempo di cottura previsto. Avevo dimenticato di dirvi questa cosa, perché più sono grandi, più scendono lentamente all'interno del boccale e quindi qualche minuto in più di cottura forse sarà necessario, ma potete comunque sempre verificare, al termine, allo scadere dei minuti previsti. Il tempo è trascorso. Adesso mettiamo il nostro guanciale l'uovo e andiamo a chiudere il coperchio ed impostare 40 secondi velocità 1 reverse.
un po' troppo. 40 secondi, velocità 1, senza temperatura, reverse, via. La pasta è pronta, adesso procedo ad impiantare e vi faccio vedere il risultato. Ecco pronta la nostra carbonara, è perfetta. E devo dire, anche se non è un metodo molto ortodosso per prepararla, il risultato è eccezionale. Spero che la ricetta vi sia piaciuta. Se vi è piaciuta, vi invito a mettere un like a questo video. Vi invito poi ad iscrivervi al canale, ovviamente, per restare aggiornate su tutte le pubblicazioni. Vi invito a iscrivervi al gruppo Facebook Messier Cuisine Connect Plus Italia per confrontarvi con gli altri utenti e a seguirmi sul sito www.messierricette.it. E buona carbonara per tutti!